Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio decorare la copertina del mio quaderno personale. Voglio farmi un quaderno in cui inserirò particolari dei lavori che ho già fatto o di quelli che farò in modo che mi rimangano memorizzati. L'idea è di aggiungere fori a righe o a quadretti a seconda della necessità. E nel mezzo voglio poi fare delle pagine decorate con tecniche varie, pagine delle quali farò il video da pubblicare sul mio canale, così magari darò anche a voi qualche spunto per poter fare qualcosa dello stesso tipo. Per questo motivo ho fustellato le due copertine in corrispondenza dei fori di ricariche standard di fogli per quaderno ad anelli, per poterli appunto inserire, come ho detto, a righe o a quadretti a seconda delle necessità. E poi inserirò questi anelli in modo da avere abbastanza spazio per poter caricare il mio quaderno praticamente all'infinito. Nel primo video dedicato a questo quaderno, visto che ce ne saranno degli altri, vediamo come decorare la copertina. Fatto gli stencil e attaccato le varie decorazioni della mia copertina, orologio di carta, un orologio di cartoncino un po' più spesso, pennelli, abbellimenti in legno, vado a passare la modeling paste nera dappertutto. Una volta asciutta la modeling paste nera, andiamo a tagliare la parte dell'orologio in esubero con la forbice, così. Ok. E adesso vado a passare dell'acrilico marrone metallizzato su tutta la copertina. Per completare la copertina voglio passare questa cera antica di stamperia di un colore verdino chiarissimo per dare un po' di contrasto al fondo così scuro.
Finita di colorare la copertina, controluce rimane questo verde chiaro metallizzato che dà un effetto molto particolare. Adesso nello stesso modo ho colorato la scritta Dream, ho passato prima il bianco sotto per schiarirla e poi ho passato anche qui il verde metallizzato chiaro. Adesso con un timbro vado a fare i bordini neri in modo da sfumarli un pochino. Facciamo così, così rimane un pochino più attinente al resto della copertina, altrimenti era troppo bianca, troppo chiara, perché poi controluce verde, però troppo chiara. Facciamo così. Giusto un po', ecco. E adesso l'applichiamo, direi qui. Prima di fare questo, visto che ho il timbro, lo passo anche su tutto il bordo, così rimane uniforme. Concluso con gli ultimi dettagli, quindi ho attaccato degli strass verdi, ho incollato delle perline argentate e ho messo del verde sulla punta dei pennelli, ho fatto delle collatore dello stesso verde sulla copertina. Direi che si può ritenere finita. Quindi, per farvi vedere quello che avevo in mente, apro la mia risma di ricarica di fogli. Prendo la mia ricarica di fogli quadrettati. Questo è l'altro lato della copertina che poi andrò a completare con della carta scrap e vado ad inserire i miei anelli. Questa è la mia idea di quaderno dei progetti. Potrò inserire dei fogli nuovi quando ne avrò di bisogno e man mano inserirò delle pagine che decorerò a seconda dell'ispirazione del momento e magari farò un video per vedere se riesco ad ispirare anche voi. Anche il lavoro di oggi è terminato. Come dico sempre, se avete dubbi o domande potete scrivermi e vi risponderò oppure lasciate semplicemente un commento come volete. Se il video vi è piaciuto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale YouTube Candida Lo Russo, così mi aiuterete a farlo crescere. E detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti. Ciao e al prossimo lavoro!